È nel 2014 che questi due mondi si uniscono. Quindi la referente, la dirigente dei servizi sociali, Anghinolfi, e il suo, possiamo chiamarlo braccio destro, Monopoli, incontrano il mondo di Hansel e Gretel. Quindi è dal 2014 che i loro rapporti nascono, si intensificano e diventano anche rapporti amicali, rapporti di amicizia. Ovviamente noi abbiamo in atti la dimostrazione che questi soggetti condividevano la stessa ideologia del negazionismo, dell'adultocentrismo, dell'ascolto empatico del minore che prescinde da qualunque tipo di conferma di quelle che sono le dichiarazioni di un bambino. La condivisione quindi della stessa ideologia. Ovvio è che questi mondi si incontrano e i rapporti si intensificano nel corso degli anni. Nel 2016 viene inaugurata la cura. Già prima dell'inaugurazione della cura, questi psicoterapeuti di Hansel e Gretel stavano operando in modo attivo. Specifico che prima, 2014-2015, i bambini in carico al servizio sociale della Valdensa venivano portati a Moncalieri per essere sottoposti alle cure degli specialisti di Hansel e Gretel in giornata, quindi con comodissimi viaggi Reggio Emilia Moncalieri in giornata. Poi si sono ovviamente resi conto che il numero dei bimbi stava aumentando sempre di più e che era un pochino antieconomico procedere a delle trasferte che ovviamente sottoponevano anche il minore a un forte stress e hanno deciso di iniziare in assenza, lo ribadisco, di qualunque tipo di provvedimento amministrativo, quindi di procedura di evidenza pubblica, decidono di iniziare ad effettuare la psicoterapia all'interno dei locali della cura. Questi rapporti si stavano intensificando sempre di più, è dimostrato anche dal fatto che vi era in atto proprio negli anni in cui sono state svolte le nostre indagini, vi era in atto un enorme progetto condiviso dal sindaco di Bibbiano, condiviso dagli psicologi della Hansel e Gretel e dalla dirigente dei servizi sociali e dal dottor Monopoli, un progetto di insediare sempre a Bibbiano una enorme comunità di accoglienza dei minori in cui Hansel e Gretel si sarebbe insediata a tempo indeterminato. Erano stati già stabiliti gli importi che si sarebbero dovuti spendere per ospitare il minore all'interno della comunità, erano stati già stabiliti gli importi che Hansel e Gretel avrebbe ricavato dalla effettuazione della psicoterapia, erano stati già stabiliti gli stipendi che Foti, in qualità di presidente di questo progetto, progetto Utopia, avrebbe percepito mensilmente. Insomma, diciamo che se non fossimo intervenuti noi, sicuramente in questo momento quella comunità esisterebbe. Il dato che posso dire che mi ha sorpreso moltissimo è che Hansel e Gretel si è sostanzialmente, grazie alla sponsorizzazione dei servizi sociali e anche del sindaco di Bibbiano, si è inserita in modo trasversale all'interno della nostra piccola realtà reggiana e si è inserita non solo tramite il progetto della cura, e si sarebbe poi inserita tramite il futuro progetto Utopia, ma si è inserita anche all'interno della locale ASL, dove Foti, ricordo, ecco, dicevo che Hansel e Gretel si è inserita in modo trasversale all'interno della realtà reggiana proprio perché si è interfacciata non solo con i servizi sociali, con il sindaco, ma si è interfacciata anche con la stessa ASL, dove Foti ha tenuto negli anni, mi sembra 2015-2016, un corso di formazione proprio degli stessi psicologi che avrebbero poi dovuto effettuare le sedute di psicoterapia. Ma il dato abbastanza inquietante che io ho notato e che ho chiesto ai diretti interessati
è che nessuno si è mai preoccupato di chiedere quali fossero le competenze specialistiche di quel centro studi, di quali fossero le metodologie applicate da quel centro studi, il quale, ricordo, teneva un sito internet in cui effettuava quotidianamente delle pubblicazioni e dalle quali era possibile percepire in modo chiarissimo quale fosse la posizione che quel centro studi aveva in ordine alle metodologie da applicare nell'ambito di una audizione di un bimbo. Ecco.